Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Arona e Gianina e oggi andiamo a vedere insieme come si preparano le deliziose crepe. Questo dolce ha origini antichissime, risalenti circa al V secolo. In questo periodo stava arrivando una grandissima quantità di pellegrini provenienti dalla Francia a Roma per festeggiare appunto la festa della Candelora. Il pontefice Gelasio chiese ai cuochi papali di creare un piatto che potesse appunto sfamare questi pellegrini, utilizzando però ingredienti semplici come per esempio farina, uova e latte. Loro crearono un piatto che venne talmente apprezzato dai pellegrini che chiesero la ricetta e la portarono con loro nel loro paese d'origine, ossia la Francia. Oggi andiamo a vedere insieme come si prepara questa delizia italiana. Per questa ricetta ci serviranno 500 ml di latte fresco intero, 3 uova, 225 g di farina 00, 25 g di burro fuso, la scorza di un limone e un pizzico di sale. Per prima cosa trasferiamo in una boule più capiente la farina e il sale. Aiutandoci con un frustino, mescoliamo per bene il tutto. Sbattiamo leggermente le uova con un altro frustino. Poi le aggiungiamo. Assieme anche al burro. Scorza di limone. Mescoliamo leggermente, poi aggiungiamo il latte a filo. Continuiamo così finché non finiamo tutto il latte. Mi raccomando, mescoliamo sempre. Ed ecco qua ragazzi come si deve presentare il nostro impasto. Liquido, liscio e senza grumi. E finalmente siamo arrivati al momento della cottura delle nostre crepe. Prendiamo un pezzo di scottex, lo sporchiamo per bene di burro, poi ungiamo tutta la padella fino ai bordi. Prendiamo un mestolo bello abbondante di impasto, lo facciamo sgocciolare un po', poi lo mettiamo sulla nostra padella. Con movimenti veloci lo facciamo arrivare dappertutto, perfino nei bordi. La padella per fare le crepe, ragazzi, deve essere veramente caldissima, perché sennò non verranno mai bene. Aspettiamo 30-40 secondi di cottura. Ogni tanto dobbiamo controllare che il colore deve essere bello marroncino. In quel caso la crepe sarà cotta. Ecco, adesso siamo pronti per girarla. Cuociamo per altrettanti secondi anche dall'altra parte. Continuiamo così finché non finiamo tutto il nostro impasto. Ma guardate come sono venute bene le nostre crepe! Qui invece ragazzi troviamo le nostre crepe in bianco e con un'alternativa, cioè ripiene di nocciolata, qualche fiocchetto di panna e un po' di cioccolato fuso sopra. Bene ragazzi, ora siamo arrivati al mio momento preferito, ossia l'assaggio, e adesso ci gustiamo queste delizie! Che bontà ragazzi! Sono fantastiche, sublimi, si sciolgono in bocca, sono morbide, cotte benissimo, leggere, cioccolatose. La panna da sopra perché? Perché gli dà un leggero retrogusto di freschezza. Insomma ragazzi, veramente sono delle delizie assolutamente da provare! Ok ragazzi, il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale, mettete tanti like e tanti commenti come speriamo anche che sia e noi auguriamo a tutti una splendida giornata. Ciao ragazzi e mi raccomando, attivate la campanella!